Ciao a tutti, sempre Fox, sono un nuovo video di Crash Time Racing, no, Team Racing, non Time Racing, non c'entra niente il tempo. E siamo nel secondo mondo, quello di Papu Papu, mi sembra, sì, quello di Papu Papu. E facciamo il Parco Coco. Come ho detto, io prima mi gioco la Insane Trilogy per i fatti miei, me la gioco per bene, proprio in modo che mi ricordo bene tutto Crash 1, 2, 3. L'1 non mi ricordo un cazzo di Crash, questo qui sia chiaro e conciso, perché l'1 non l'ho mai finito, quindi... Cioè no, in realtà l'ho finito, ma 100% non l'ho mai finito. E se posso dire la mia, non mi è mai andato, non dico a genio, perché comunque è un bel gioco lo stesso, però... È inferiore agli altri, secondo me, ma di molto. Infatti non mi piace troppo l'uno. Paragonato agli altri, non è tanto la difficoltà, perché la difficoltà... Vabbè, ti fa incazzare, quello è vero. Però, cioè, ancora ci sta, perché alla fine, una volta che hai preso bene la mano con il gameplay e tutto, è bello poter avere un po' di sfida. Più che la difficoltà, è proprio una questione di rottura di cazzo effettiva di... Aiuto. Perché... c'è uno può dire, va bene, il fatto che tu muori e dopo non puoi più prendere la gemma è una questione di difficoltà, più o meno, perché alla fine molta gente, cioè, me incluso, dico, io muoio anche per sbaglio nei giochi, perché magari sono un po' distratto in quel momento lì, cado perché faccio un po' male un salto e ho perso, devo rifare il livello a capo, è ingiusto, è inutilmente ingiusto, è veramente punitivo. Infatti è antipatico, secondo me. Cioè, voglio dire, per me la trilogia è più brutto, quello che provo meno piacere a giocare. Poi è ovvio che sono un nabbo di merda, quindi me lo merito, ecco. Comunque, a metà luglio in poi sono a casa da solo, quindi devo avere la connessione abbastanza libera. Sposto il computer più vicino al modem possibile e provo a fare delle live. So che non finirà bene, perché la mia connessione è mega instabile, però voglio provarci lo stesso. Ah, e per chi non lo sapesse, ho aggiunto il link sul canale a Streamlabs, che Streamlabs è tipo un... tipo per le donazioni su YouTube. E quindi se volete supportare il canale con una donazione fatelo pure, mi fate anche molto piacere perché appunto io non prendo veramente tanti soldi con YouTube, quindi cioè tutti i soldi che spendo su YouTube alla fine li... No, tutti che prendo su YouTube alla fine li spendo in roba per YouTube, quindi ovviamente le donazioni mi permetteranno di prendere migliore... come dire... porca puttana, mi viene in mente il termine. Tecnologia, non so. Architettura, no, architettura. No, sono le 4:30 di mattina, io non mi ricordo queste cose. Attrezzatura, ecco il termine. No, per dire attrezzatura ci ho messo mezz'ora. E mia attrezzatura per... basta qua. Mia attrezzatura per fare i video. Anche perché comunque come sentire dal microfono, cioè... Sembra una cazzata, però io per dire di soldi sono messo abbastanza male, quindi i soldi per il microfono. Per prendere un microfono di quelli tosti, proprio da registrare proprio bene bene. Tutti quei soldi non li vedrò mai in tutta la mia vita, quindi. No, vabbè, non è vero, non così tanto male, però. Costerebbe veramente troppo per le mie tasche, ecco, mettiamola così. Quindi diciamo che apprezzato, poi ovviamente. In base a quante donazioni prenderò, mi organizzerò. Io sinceramente posso dire la mia, dubito che qualcuno mi donerà e basta, anche perché non sono così famoso e non sono... Cioè, voglio dire, sono apprezzato ma da pochi e comunque, in ogni caso sia chiaro, io sono contento se mi donate, vuol dire che supportate il mio canale, supportate quello che faccio. Però non è che mo vi faccio a dire assolutamente donatemi perché questo, perché quello, non sono di quelli. Di quelle persone, a me va bene, se mi donate sono contento, ma se non mi donate va bene lo stesso, cioè vi ringrazio, anzi mi sembra difficile che qualcuno lo faccia, ecco, sinceramente, pari pari, però io l'ho messo perché se qualcuno vuole supportarmi, aiutarmi a procurarmi più cose, anche più giochi da registrare, magari giochi più nuovi e tutto, così che possono essere interessanti, tutte queste cose qua mi fa ben piacere, vuoi dire. Qua ho finito a parlare di donazioni, dai. Comunque sì, appunto, se me le fate vi ringrazio proprio tantissimo, però appunto se non me le fate, cioè tranquilli, non...
Non faccio sicuramente la vittima come fa altra gente che non nomino. Che si mette a fare i video in cui tipo donatemi, donatemi, cioè non dico per forza in Italia, è anche fuori dall'Italia, dico. Infatti non è che seguo molta gente in Italia io su YouTube, di italiani. Cioè in realtà non seguo neanche molta gente che non è, che di quelli che fanno streaming o let's play così, non seguo molta gente in generale, che siano italiani o non, dice la verità. Però ho visto che molti non, anche dei speedrun così che veramente... non so, roba vergognosa. Ok, facciamo che entriamo lì dentro. Comunque io non faccio mai nomi nei video, per rispetto. Però se seguite speedrunner o cose così sapete di cosa parla, ecco. Che per esempio, a differenza magari degli streaming così, a me gli speedrun interessano già di più. Perché appunto ti fanno conoscere meglio il gioco, tutti i bug, eccetera. Io casualmente guardo i let's play così, magari se la persona è simpatica lo guardo anche tutto, però generalmente, cioè insomma, sono giochi che ho già giocato, ecco. Uno fa un let's play di Crash Team Racing, ne ho detto uno, perché è quello che sto giocando adesso. Lo guardo volentieri se quello è simpatico e tutto, però... Se è un gioco che non ho mai visto, onestamente preferisco giocarlo io stesso invece che andare a guardare altri, ecco. Poi sono io chiaramente che sono così. Sta Per ottenere una turbo spinta mirata. zitto, via. Oh, ok. Ok, andiamo qui. Qui io voglio fare le live principalmente perché è figo il fatto che mentre gioco la gente mi commenta e posso leggere quello che dicono. C'è più interazione, ecco, quella è la cosa figa delle live. E cosa che appunto quando registro così al massimo risponde ai commenti. E la cosa brutta, ecco, quando risponde ai commenti, probabilmente la maggior parte delle cose che leggo, anche quasi sempre, sono persone che mi dicono, ma quella cosa che hai detto, ah, non sono d'accordo, oppure sono d'accordo, ta ta ta, ok, ma che cazzo ho detto più? Cioè, magari sono video di vecchi di Aya, di 6 mesi. Sicuramente non mi ricordo di quella cosa singola che ho detto in quel singolo video, cioè. Invece con le live non c'è dubbio che... Cioè, poi ovviamente... Ah, yeah. La connessione tornerà quella di prima, finita a metà di luglio, ad agosto, credo, metà agosto, boh, adesso non c'è neanche il cervello per pensare. E quindi in ogni caso... Però qui c'è una cosa... Vediamo se ce la faccio. Sì, vai. La scorciatoia è fighissima. L'ho scoperta da poco. Funziona, quello è bello. Vediamo un po' se riesco a rifarla, cazzo, per mantenere la velocità. Comunque, devo uscire JackX in HD per PlayStation 3. JackX, in attesa di Team Racing, uno può giocare quello. JackX, anche quello lì è molto bello. Molto bello assai, veramente uno dei miei giochi preferiti di corsa in assoluto. Ok. Vediamo un po' se la faccio di nuovo, anche se dubito perché l'ho preso abbastanza velocità. Merda! Vabbè, tanto la gente è lontana 6 km. Andata a fanculo. Perché quel salto lì bisogna fare solamente o se avete un turbo boost o se avete una maschera. Voglio una Kuaku, ma chiaramente non è che qui conta più di tanto avere una Kuaku, perché c'è sia Akuaku che Uka Uka. Ok. Qui Nitro Kart, per quelli che non erano tipo gli alieni, c'erano la maschera aliena. È una cosa fatta totalmente a caso, perché non se ne sa niente di quella maschera. Non so, non se ne sa niente, ma non si sa neanche che nome ha, nulla, nulla. Si sa solamente che gli alieni hanno il loro Uka Uka, a caso. Beh, è sempre bello in giocate. In passato non l'apprezzavo troppo perché dà la sensazione di essere lento. Però a conti fatti è fatto. Cioè, usa co ha una buona base, cioè quella di Team Racing. Poco da fare. Ok, prossimo. Comunque io conto di finire in Trans. Non conto di finire quello il primo per Game Advance. Per i motivi che ho già detto nello scorso video. Però comunque prima o poi andrò avanti in Shin Blockade 2, perché
E devo anche andare avanti da Ratchet & Clank, ma... Cioè, oddio, mi ero ripromesso di farlo tutto quanto in coppia, ma la gente non, o non c'è o non c'ha mai voglia di farlo, quindi mi sa, è quasi sicuro, molto probabile che vada avanti da solo, Per prendere una curva stretta o in... Anche per far contenti tutti, perché veramente ho voglia di giocarci e nessuno ha mai voglia di registrare, quindi faccio da solo e fine. Guarda, la saga di Ratchet & Clank penso di farla quasi tutta. Dico quasi perché alcuni la prete magari di salto, che non... Non mi fanno impazzire, ecco. Che ho, non è che sono tutti... Non sono tutti belli, eccetera, Clank. Non è che sono brutti, necessariamente. Però sono mediocri alcuni, ecco. Cioè, che magari li giochi una volta e ti piacciono. Però poi li giochi più di una volta e dici, vabbè, dai, cioè, e ti annoi. Qui ho comprato al mercatino 3 euro, Che non stiamo a pensare che io spendo chissà quanti soldi al mercatino. E un joystick da preso è impazzito. Cioè di quelli che tu attacchi e premi tutti i tasti a caso. Ho seguito un tutorial su YouTube, l'ho aperto e adesso va da Dio. Non è quello che sto usando adesso perché quello là c'è il gommino un pochino scassato, ma chiaramente per 3 euro uno cosa si aspetta, un miracolo che l'ho trovato. E niente, poi è figo, adesso ho un joystick in più da Precision 3 che funziona. Ho cercato di parlare un mio vecchio joystick da Precision 3 e bianco. Poi già argentato in realtà. Che ho preso a 30 euro un sacco di tempo fa, nuovo. E prima che voi pensiate, no, non è taroccato affatto. Beh, c'è molta gente che pensa tipo che sia... Tipo, aiuto. Per forza taroccati, al tempo non esistevano ancora i joystick taroccati. Cioè esistevano, però andavano per forza con la... La chiavetta. Quindi per dirvi quanto tempo fa è che ho preso quel joystick. In realtà quel joystick lì l'ho preso proprio perché usavo sempre quelli taroccati. Poi a un certo punto, giocando in fermo, ho detto no, basta, sono troppo duri sti analogici, non mi piace. E alla fine mi sono comprato i joystick come si deve. Ma quando si parla di, boh, 2011-2010, è un sacco di tempo fa. Più 2010 che 2011. Poi dopo tanti anni il joystick è impazzito e tutto. Ho cercato di metterlo a posto. Ma per colpa del fil di ferro che si è piegato di L2 o R2, non mi ricordo. No, R2. E va tutto meno che R2. Mi servirebbe un pezzo di ricambio, ma chi ha voglia di farlo? In teoria c'ho ancora i joystick taroccati vecchi, comunque, che ci penso magari proprio con quelli. Sì, dai. Qua è veramente una cavolata fare quel lavoro lì di riparare i joystick impazziti, Se tipo voi avete qualche problema, non dico che faccio un video sopra perché mi serve un joystick rotto per farlo. E comunque magari un joystick a cui non tengo proprio e quindi è un po' difficile. Perché chiaramente se fai un passo passo falso, stacchi un cavo, è finita. E... Questo, che altro devo dire? Comunque è finita e quindi ci vuole... Bastante attenzione, io non sono un meccanico, quindi l'ho fatto semplicemente seguendo dei video, però acqua, quindi sto zitto. Papu papu, no, acqua. Papu stanco di vedere lumaconi guidare piano. Papu correre veloce e stendere tutti i piloti. E provare a tutti essere grande pilota. Papu tanto veloce, non vedere piste. Papu. Io ho sempre detto Papu, però vabbè, Papu a quanto fa. Che poi il doppiatore è Angelo Cola, che è lo stesso di Cortex, che è un indigeno, fa la voce un po' ignorante, no? Perché la fa da proprio nord africano. Che oddio, ci sta, però è molto... stereotipata come voce. Sai cosa sentire come la doppierebbero a Milano? Papu papu. Anche perché poi negli altri giochi non parla, C'è mente qui che parla. Stronzo. Mai fare della pace di potenza in quel coso lì. Almeno io non ce la faccio mai. Vedrò io! Ah, il nostro amico Papu Papu, affanculo. Ovviamente è una pena la bottiglietta.
Poi è bello che i boss sono mega potenti qui. E poi quando li controlli tu fanno cagare. Comunque è giusto perché deve essere equilibrato. L'unico che non fa cagare è il pinguino. Perché il pinguino ha tipo le stesse statistiche di Oxide in Europa. Perché in America ha le statistiche di Coco, credo. O le... dell'orsetto barra tigre, insomma. Mi sa dell'orsetto della tigre, non di Coco. Ha più senso. Ma quanto sarebbe bello un bel team da single master? No, dai, seriamente. Non avete idea di quanto ci giocherei io? Cioè, proprio lo rigiocherei come un matto 50 volte come quando ero piccolo. Quando ero piccolo io mi rigiocavo i giochi 30 volte. Quelli che mi piacevano li giocavo 1000 volte, assolutamente, proprio come un matto, necessariamente. Proprio, devo finirlo. Se un gioco mi piaceva, minimo 5 volte lo finivo. Proprio che mi mettevo lì, prendevo il dischetto e lo mettevo e lo finivo, anche se lo conoscevo a memoria. Tipo Metal Gear lo so a memoria, da inizio alla fine, per questo motivo qua. Questo piano proprio mi supera. Oh! Ai! È stato un po' più di fatica, un po' papà. Sarà che sono stanco? Forse non ho mangiato abbastanza pappa? Ma che stronzo, l'ho mancato! No, è il mio gioco di kart assolutamente, questo gioco qua. Mi dispiace per quelli che dicono Mario Kart 8 così, ma ciao, buonanotte, questo è 1000 volte meglio. Io li ho giocati tutti, Tutti i giochi di kart quasi che sono sul mercato li ho provati almeno una o due volte, quindi... Mia personale opinione, mi diverto molto di più con questo che con qualsiasi altro gioco di kart. E poter giocare in 16 noni grazie all'emulatore è figo, veramente. E adesso parla Papu Papu, quindi me ne sto zitto, speriamo che si senta. Oh, Papu non se stesso oggi. Forse Papu avere mangiato poca pappa? Tu piccolo ma molto veloce. Ecco chiave per te. Oxide pare più terrore che Papu. Non più grande, ma essere molto più cattivo. Sì, il cazzo Oxide non è più grande di te, Papu. Oxide è enorme. Qui... Il prossimo deve essere quello della neve. Sì, sì, è quello della neve dove ci sta Komodo Joe e Komodo Mo. Ah, comunque dico una cosa sui fratelli Komodo, a cazzo, una curiosità. Che il nome beta dei fratelli Komodo è fratelli Kimodo, perché sono sbagliati qui da Naughty Dog a scriverlo. E in tutti i doppiaggi, meno l'inglese, dicono Kimodo. Anche nell'italiano si sente Cortex che dice fratelli Kimodo. Quindi non è un errore, cioè è un errore ma non degli italiani, è pure da Naughty Dog che lo fece al tempo perché sono... ignoranti in, non so, cinese, credo che siano. È un nome tipo lì è drago in qualche lingua, Komodo. E comunque direi che questa parte qua è finita. Mi metto qua subito qui davanti a... vediamo un po' cos'è. Colle Tempesta, che è Colle Tempesta, Colle perché è così. E Team Racing non credo lo farò al 100%, ma non tanto perché è difficile, perché in realtà è abbastanza semplice farlo al 100%, ma perché... Quante parti deve durare questo gioco qua, che devo rifare tutte le piste almeno tre volte? Oh, così anche nella prossima parte siamo sbarazzati di questo schifo di tutorial. Che sinceramente il tutorial di Team Racing... è una palla. Veramente, viene fuori in due secondi anche dopo che è finito il gioco praticamente. Ci vediamo alla prossima parte, alla prossima. Ciao!